Ciao, io sono Anna e in questo canale parlo di libri. Oggi si parla di consigli librosi, ma con un twist. Infatti partirò da un libro un po' più conosciuto, che è più probabile che abbiate letto e amato, e vi consiglierò un altro libro un po' più sconosciuto, con delle caratteristiche simili, e che quindi potreste apprezzare. Per esempio, se avete amato almeno uno tra Vardo dopo la tempesta di Kieran Millwood Hargreaves e Le otto montagne di Paolo Cognetti, è probabile o comunque plausibile che possiate apprezzare anche Gli Invisibili di Roy Jacobsen. Sia Vardo che Gli Invisibili, infatti, sono ambientati in Norvegia, quindi se quello che vi è piaciuto di Vardo è proprio questo tipo di ambientazione, allora la ritroverete sicuramente anche negli Invisibili. È vero che sono ambientati in periodi storici diversi, Vardo infatti si svolge nel 600, mentre Gli Invisibili è ambientato nel 900. Però è anche vero che le difficoltà che i protagonisti si trovano ad affrontare in un ambiente naturale così rigido come la Norvegia, nello specifico in inverno, sono bene o male le stesse, quindi la vibes da paese nordico c'è sicuramente in entrambi. In Vardo però in effetti il contesto storico ha molta più rilevanza di quanto non ne abbia negli Invisibili. In Vardo infatti assistiamo anche ad avvenimenti molto forti e impegnativi da affrontare, legati proprio a una questione chiave dell'inizio del 600 in Norvegia, a Vardo nello specifico, che è quella della caccia alle streghe e in generale la persecuzione delle donne. Negli Invisibili invece la società rimane in realtà molto marginale, perché seguiamo la storia di una famiglia che abita su una minuscola isoletta in cui vivono solamente loro cinque. Quindi di fatto il mondo esterno è appunto qualcosa di esterno, lontano, con il quale la famiglia deve interagire solamente le rare volte in cui deve fare degli acquisti e comprare qualche cosa o vendere qualcosa. Di conseguenza appunto il contesto storico, quantomeno nel primo volume della serie, perché si tratta di una serie, non ha assolutamente rilevanza, sicuramente mai quanto in Vardo, che è proprio incentrato su quello. In questo Gli Invisibili assomiglia molto di più alle otto montagne. Infatti in entrambi i libri il vero e proprio protagonista è la natura. Una natura che è sì qualcosa di stupendo, di meraviglioso, ma che nasconde anche un sacco di insidie e che non bisogna mai prendere sotto gamba e quindi bisogna essere preparati ad affrontare. Nelle otto montagne un altro tema che ha un ruolo centrale è quello della famiglia. In particolare vediamo l'incomunicabilità di fatto tra un padre e un figlio, che hanno come unico elemento in cui riescono a confrontarsi quello della montagna. Questo si ritrova molto anche in Gli Invisibili, in cui di fatto, per quanto non ci siano grossi contrasti all'interno di questa piccola famiglia, rimane comunque una forte incomunicabilità, in cui questi personaggi faticano a esprimere le proprie emozioni e vivono più che altro di quotidianità, di gesti, di azioni, ecco. E quindi diciamo che il tema sia della famiglia, sia della difficoltà nel parlare, nell'esprimersi, nel comunicare, è presente in entrambi. Mettendo un attimo da parte questi due libri e tornando invece a Vardo, ho scoperto stra di recente in libreria un libro che ho letto la trama e sembra essere spiccicato a Vardo. Si tratta di Il sussurro del fuoco di Anya Bergman. Non ho idea se sia un libro valido perché non l'ho letto, però leggendo la trama ho trovato tantissime somiglianze con Vardo. È ambientato in un periodo leggermente successivo, però siamo comunque nel 600. Mi è sembrato proprio molto molto simile, quindi non vorrei che fosse una sorta di brutta copia o comunque che leggendolo, se si è apprezzato Vardo, si trovino troppe somiglianze e sembri appunto semplicemente un rifacimento di questa stessa storia, che non ha assolutamente bisogno di essere rifatta e riscritta. Quindi, se siete curiosi, io vi consiglio di dare un'occhiata anche al Sussurro del Fuoco, nel caso fatemi sapere se ha senso leggerlo, se si è apprezzato questo libro. Se invece avete letto e amato Il Serpente dell'Essex di Sarah Perry, di cui tra l'altro un paio d'anni fa è uscita anche la serie TV con Tom Hiddleston, quindi se avete amato questa storia, guardate anche la serie TV. Nel caso però andate anche a leggere Strane creature di Tracy Chevalier,
che è l'autrice di La ragazza con l'orecchino di perla, per intenderci. Se quello che avete apprezzato del Serpente dell'Essex è l'ambientazione, sicuramente anche Strane creature vi soddisferà, perché si tratta sempre di libri ambientati nell'Ottocento. In realtà Strane creature si svolge leggermente prima di Il Serpente dell'Essex, infatti questo è ambientato nel 1811, mentre Il Serpente dell'Essex è ambientato verso la fine del secolo. L'ambientazione quindi risulta abbastanza simile, ma in realtà sono collegati da un altro elemento chiave, che è quello della paleontologia, che era una scienza che nell'Ottocento era proprio alle origini, e vediamo proprio le sue origini con Strane creature, in cui seguiamo la storia di un personaggio storico realmente esistito, ovvero Mary Anning, che di fatto era una ragazzina abbastanza povera di una famiglia qualunque, che amava cercare fossili sulla spiaggia, e questa sua passione viene portata avanti finché non fa delle scoperte anche molto molto più grosse di semplici ammoniti o fossili un pochino più comuni. Quindi lei di fatto è stata una delle prime vere e proprie paleontologhe. Poco tempo dopo invece, nel Serpente dell'Essex, vediamo questa donna che abbandona la vita di società a Londra e si trasferisce appunto nell'Essex, sempre con diciamo l'ambizione di cercare questo serpente che lei pensa possa essere una nuova specie di dinosauro non ancora scoperto, e quindi troviamo in entrambe questo elemento della paleontologia, ma soprattutto vediamo in entrambe due donne che seguono la loro passione sfidando una società che di fatto era contraria e non vedeva assolutamente come la parola donna e la parola scienza potessero stare nella stessa frase. Tra l'altro entrambi hanno atmosfere molto autunnali, quindi secondo me questo è il periodo perfetto per leggerli. Per il prossimo consiglio non so bene da quale dei due partire, perché sono più o meno tutti e due abbastanza conosciuti, e si tratta di Loveless di Alice Osman e Tutto quello che so sull'amore di Dolly Alderton. È una somiglianza che mi è saltata subito all'occhio, perché la prima volta che li ho letti è stata in un periodo molto ravvicinato, e quindi ho potuto subito cogliere un sacco di parallelismi tra queste due storie. In entrambe le storie infatti seguiamo due protagoniste che di fatto sono alla ricerca della storia d'amore perfetta, e vediamo come questa visione idealizzata dell'amore sia in realtà fuorviante e porti entrambe le protagoniste a distogliersi da quello che realmente conta, che è la riscoperta e soprattutto la cura di se stesse. In entrambi i casi c'è una fortissima critica a quella che è l'idealizzazione dell'amore romantico, che nella nostra società viene visto come la realizzazione finale della persona, l'unico modo in cui qualcuno può essere pienamente, veramente felice e realizzato. E le due protagoniste, per quanto in fasi della vita abbastanza diverse, faranno entrambe un percorso di presa di consapevolezza molto simile in realtà, ed entrambe arriveranno a rivalutare tantissimo quello che è la loro considerazione dell'amore romantico in favore invece di quello che è l'amore platonico, quindi quelle che sono le loro amicizie. L'unica differenza sta, secondo me, in quelle che sono le audience pensate per queste due storie. Infatti Loveless è una storia molto più adolescenziale, in cui la protagonista è una ragazza appena uscita dalle scuole superiori che sta iniziando l'università, quindi si trova nei suoi 18 anni, mentre Tutto quello che so sull'amore è pensato per un pubblico un po' più maturo, un po' più adulto, che sta vivendo i suoi 20-30 anni, diciamo. L'unica altra differenza è che in Loveless è molto centrale il discorso relativo alla riscoperta della propria identità di genere e soprattutto del proprio orientamento sessuale, e quindi tutto quello che è il discorso legato al mondo LGBT. Tutto quello che so sull'amore invece si incentra molto di più sulle relazioni tossiche con altri e soprattutto con se stessi, ma anche sulla paura di sentirsi già vecchi a 30 anni di fatto. Quindi mi è sembrato che entrambe le storie avessero una sorta di stesso messaggio centrale, declinato però verso due audience diverse, entrambe
le ho apprezzate tantissimo, entrambe super valide. Quindi vi consiglio Loveless se avete bisogno un po' di una coccola, di un abbraccio, mentre Tutto quello che so sull'amore se preferite una chiacchierata sincera davanti a un bicchiere di vino. Questo è più o meno le vibes che, a cui associerei queste due storie. Altro match è quello tra Oceano Mare di Baricco e Piovevano Uccelli di Jocelyn Saussier. Il motivo per cui Piovevano Uccelli potrebbe piacervi se avete letto e amato Oceano Mare è che sono entrambi libri molto brevi che però riescono a mescolare storie quotidiane un po' strambe e molto atmosferiche che di colpo vengono spezzate da sottotrame drammatiche che vengono a spezzare proprio il mood riflessivo della storia. In Oceano Mare seguiamo la storia degli ospiti della locanda Almayer che di fatto sono tutti giunti in una località di mare per ritrovare se stessi in qualche modo. Mentre in Piovevano Uccelli seguiamo la storia di un gruppo di anziani che decidono di ritirarsi e vivere gli ultimi anni della propria vita in un bosco per sfuggire di fatto da una società che gli dice che sono arrivati al capolinea, che sono inutili e che di fatto non possono decidere come affrontare gli ultimi anni della propria vita e come affrontare soprattutto la propria morte. In entrambe le storie di fatto abbiamo un gruppo di persone che trova rifugio in un contesto naturale che diventa uno strumento per riprendere in mano la propria vita e ricominciare a vivere secondo i propri termini. Poi, come vi avevo già anticipato, in entrambe le storie a un certo punto questa storia abbastanza tranquilla viene distrutta da sottotrame che narrano di eventi tragici. In Oceano Mare abbiamo il racconto di un naufragio, mentre in Piovevano Uccelli viene raccontato di una serie di incendi devastanti che distruggono le foreste canadesi. Un punto di differenza lo troviamo nello stile. Quello di Piovevano Uccelli infatti è molto più semplice e lineare, e ve lo specifico perché invece quello di Oceano Mare è uno stile molto più arzigogolato, poetico, che so che molti amano ma molti anche odiano, quindi non vorrei che andaste a leggere Piovevano Uccelli aspettandovi questo stesso stile e rimanendo quindi delusi, o al contrario, non avendo apprezzato lo stile di Oceano Mare, poi finiste per non leggere nemmeno Piovevano Uccelli, che sì, ha dei punti di somiglianza ma che non riguardano lo stile. Se invece il libro che avete letto e amato è La notte scorsa al Telegraph Club di Malinda Law, vi consiglio di leggere Il gusto proibito dello zenzero di Jamie Ford. Entrambe le storie sono ambientate negli Stati Uniti e seguiamo protagonisti di origini cinesi che si trovano a vivere storie d'amore proibite. Io in realtà ho letto per primo Il gusto proibito dello zenzero e sono stata molto contenta di averlo fatto perché si svolge circa 10 anni prima rispetto agli eventi di La notte scorsa al Telegraph Club. Il fatto di averli letti in ordine cronologico mi ha aiutato tantissimo a farmi un quadro molto più completo di quello che è il contesto storico, ma anche politico, sociale, culturale di quell'epoca e soprattutto la sua evoluzione nel tempo. E in entrambi i casi il contesto è importantissimo per capire non solo alcune caratteristiche della vita quotidiana dei protagonisti, ma anche le motivazioni per cui le loro storie d'amore sono proibite. Il gusto proibito dello zenzero è ambientato nella Prima Guerra Mondiale e seguiamo la storia d'amore tra il nostro protagonista Henry che si innamora appunto di una ragazzina giapponese. Il problema è che al tempo la Cina era alleata degli Stati Uniti, mentre il Giappone era nemico. Di conseguenza i giapponesi negli Stati Uniti venivano considerati spie e trattati con profondo disprezzo, motivo per cui la relazione di Henry dovrà affrontare tantissime difficoltà. In La notte scorsa al Telegraph Club invece Lily, la protagonista, si innamora di una sua compagna di scuola in un periodo storico in cui l'omosessualità non era assolutamente ben accetta, in particolare in quello che è il contesto familiare e culturale soprattutto di Lily. Anche loro quindi si troveranno a dover affrontare la loro storia d'amore in segreto per non dover affrontare un sacco di guai. Io da entrambi sento di aver imparato davvero tanto, soprattutto perché si vede la quotidianità di persone con una cultura completamente diversa dalla mia, in un contesto storico e politico che a scuola si studia molto poco
E quindi sento proprio che mi abbiano molto aperto gli occhi su certe cose, sento proprio che siano stati libri utili non solo perché ho apprezzato entrambe le storie, ma proprio come mia, diciamo, formazione personale, ecco. In più, se come me non vi ha fatto impazzire lo stile un po' molto sintetico e distaccato di La notte scorsa al Telegraph Club, state tranquilli che invece nel Gusto proibito dello Zenzero piangerete come non avete mai pianto. Io penso sia stato uno dei libri per cui proprio ho pianto di più nella mia vita, sia di tristezza che di gioia. Quindi se lo stile di questo non vi ha proprio coinvolto del tutto, invece lo stile di Gusto proibito dello Zenzero non lascia assolutamente a desiderare. Una lettura che ho fatto super di recente è stata quella di Jonathan Strange e il signor Norrell di Susanna Clarke. Appena ho iniziato a leggerlo, ho subito colto un sacco di parallelismi con una saga che è sì meno conosciuta, ma a mio parere molto più bella, e si tratta della Tetralogia di Bartimeus di Jonathan Stroud. La caratteristica che mi è subito saltata agli occhi in Strange and Norrell sono stati i protagonisti, ovvero questi maghi parecchio insopportabili che si dilettano a fare magie e soprattutto a cercare di evocare creature fatate. Anche in Bartimeus i maghi ci sono e sono tendenzialmente piuttosto insopportabili. Infatti l'obiettivo del nostro protagonista, super simpatico e anche decisamente esasperante, ovvero il demone Bartimeus, è quello di cercare di far fuori i maghi che lo evocano per non essere costretto a essere loro schiavo. Anche lo stile di scrittura è abbastanza simile, con tanto di note a piè pagina e di umorismo british di prima qualità. Diciamo che la comicità in entrambe queste storie sta su quella linea molto sottile che divide il brillante dall'esasperante. È come se queste due storie fossero specchio l'una dell'altra, quindi Norrell narrata dal punto di vista dei maghi e Bartimeus narrata dal punto di vista di una creatura magica. Devo dire che nel complesso, secondo me, tra i due libri, quello che ha ottenuto il risultato migliore è assolutamente la saga di Bartimeus, perché Strange e Norrell come protagonisti sono davvero insopportabili, il che non è per forza una cosa negativa. Quando un protagonista è dipinto come insopportabile, il problema è anche la lunghezza e la pesantezza di tutta la narrazione, un po' rischia di essere un po' noioso come libro, mentre La Tetralogia di Bartimeus, che sono 4 libri, ha sì quell'elemento di esasperazione, di un protagonista un po' irritante, ma lo stile è molto più snello, la storia è molto più avventurosa, scorre di più, e quindi nel complesso io trovo molto più potabile, molto più affrontabile una storia come quella di Bartimeus. Se nel complesso avete apprezzato Jonathan Strange e il signor Norrell, oppure vi sembrava che avesse premesse interessanti ma poi non vi è tanto piaciuta la realizzazione, secondo me potreste apprezzare benissimo quella che è la Tetralogia di Bartimeus. Detto ciò, siamo arrivati alla fine di questo video, io vi ringrazio per avermi ascoltata fin qui e vi ricordo che se volete continuare a sentirmi blaterare potete iscrivervi al canale e seguirmi sulla mia pagina Instagram Pizzichi di Libri. Tra l'altro sulla mia pagina Instagram trovate anche le recensioni complete di molti dei libri di cui vi ho parlato oggi, magari ve le linko anche in descrizione così potete dargli un'occhiata nel caso qualcuno di questi libri vi sia parso interessante. Detto ciò, io come sempre vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!